Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta anche questo sabato sera in uno speciale perché era giusto approfondire, fare il punto forse delle ultime novità, delle polemiche nelle ultime settimane e era giusto, lo riteniamo, che parlasse anche il sindaco, lo fa da Ring, da Tele4. Buonasera, ben trovato Roberto Di Piazza. Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera anche a te. Abbiamo Sei tante molto cose. impegnato ultimamente. Sì, anche il sabato, domenica, come No, noi sempre, è troviamo normale. spazio solo il sabato, Esatto, perché il quindi. resto della settimana lavoriamo, ringraziando il buon Guardi che ho Dio. tante cose da chiederle. Ma sono a disposizione, anzi, Allora. mi posso anche divertire. Non lo so, adesso Vorrei vediamo. anche spiegare ai telespettatori che abbiamo solo mesi di polemiche, ma perché dovete sapere che io non parlo col nostro quotidiano. Così dobbiamo capirci che c'è una bella guerra. Vediamo chi la vince. Sono 20 anni che mi fanno la guerra. 20 anni che mi fanno la guerra. Ho sempre vinto io. Adesso su ogni cosa, su ogni piè spinto che faccio, invece di parlare delle cose importanti, del lavoro, della città, del sociale della città, dello sviluppo della città, del Porto Vecchio, parliamo solamente di cose che non portano nulla, perché lo striscione non porta lavoro, lo striscione non porta sviluppo, lo striscione non porta nulla di Regeni, qualcosa. ho capito quello No, che non ho diceva. detto io, ho detto lo striscione io. No, diciamo, lo striscione nella verità per Giulio Regeni, ma dopo ci arriviamo. Partiamo Partiamo dall'ultima. Parlo dall'ultima, allora. dall'ultima polemica. L'altra sera Fabio Tuia a Ringa ha ribadito quelle parole che aveva scritto su Facebook su Maometto. Questo, al di là del giudizio di merito, quanto la danneggia politicamente? Allora, dobbiamo chiarire ai telespettatori, la democrazia prevede che i consiglieri comunali vengano eletti dal popolo. Chi è eletto dal popolo è un consiglio sovrano che decide le cose. Io mi occupo della giunta, il presidente del consiglio, in questo caso Marco Gabrielli, che svolge egregiamente il ruolo, è il presidente del consiglio, poi ci sono i capigruppo e lì naturalmente ogni consigliere sceglie chi si occupa di fare una cosa, una mozione, chi presenta un'interrogazione al sindaco, ognuno presenta quello. Dopo ognuno dice quello che vuole, nel senso. Io poi posso anche criticare nel merito, ma in democrazia, cari signori, se uno vive nella democrazia e non in una dittatura, può alzarsi e essere milanista, interista o juventino. Chiaro? Questa è la democrazia. Ma che dopo può piacere o può non piacere, abbiamo portato Cicciolina in Parlamento, può piacere, può non piacere, ma la democrazia prevedeva l'elezione diretta ed è arrivata in Parlamento. Questa è l'Italia, questa è la democrazia, che ripeto, può piacere o non piacere. Le dichiarazioni di Tuia possono piacere o non piacere, ma tant'è lui è stato eletto, e mi sembra anche con congruo numero di voti, 542 preferenze. 542 preferenze, per cui lui si alza ed esprime i suoi concetti, che ripeto, dopo possono essere condivisibili o meno. Mi ricordo Izko Furnalic che disse: Trieste è stata liberata dai titini. Ovviamente non era così, però lui che faceva parte, o era, non so, Rifondazione, Comunque Semice, dell'appoggio a Cosolini. aveva espresso questa cosa. Ecco, ieri ha dato dello stupido a Tuia, Furaric, in diretta Ring ha dato dello Ma sì, ma stupido mi a consente. Tuia, alla Lega, cioè a chi lo ha scelto e a chi l'ha Sì, votato. Una però classifica da fare. Tuia ha dato dello stronzo a Furaric, però insomma, cito. se mi consenti, il sindaco, cari concittadini, ha tre problemi: il lavoro per i giovani, il lavoro per i giovani e il lavoro anche per meno giovani. Con un sociale complicato, con lo sviluppo della città straordinario che si sta presentando grazie a alcune opportunità importanti, figurate se io leggo il web o se leggo le dichiarazioni di Tuia, eccetera, credo che debbo volare alto. Sono qua a dirvi come funziona il sistema, che dopo può essere criticabile o meno, ma quello è il sistema e quella è la democrazia. Quindi è stato eletto e lì deve stare. Lei dice di fatto, se cerco di capire e interpretare, che non è una cosa di cui si occupa lei perché lei risponde del lavoro della giunta. Quello è il Consiglio Io Comunale. mi occupo dello sviluppo della città. Dopo vedo che in questi mesi, grazie, ripeto, al mio non rapporto col quotidiano locale e dopo il fondo che aveva fatto Rumiz, no, i direttore. Rumiz e i vari Rovereto ormai fanno parte della classifica, ma il direttore aveva fatto un fondo, un editoriale quel giorno e io allora davanti a un editoriale che impone al sindaco e scrive che io invece di occuparmi dello sviluppo della città
mi occupo di striscioni, allora l'ho tolto, così mi occupo solo dello sviluppo della città. Ho capito. Senta, cioè, ho tolto il problema. Sì. Però ha parlato di dente cariato, quella non è piaciuta. E chi se ne frega, ognuno ha le sue espressioni. Intendo dire, ero a cena con Sala, quella sera il sindaco di Milano, era qui per la Barcolana. Lui ha tolto lo striscione a Milano. Avete sentito le polemiche? No. Su questo meditate, gente, meditate. Lei dice perché è di centro-sinistra? Meditate, perché siccome era di centro-sinistra tutti zitti. Siccome a Trieste in questo momento abbiamo distrutto il PD, perché sicuramente voi sapete che dopo aver perso le elezioni ci sono sempre delle spaccature politiche, poi sicuramente sta ballando anche la regione in questo momento, perché avendo perso Pordenone, avendo perso Cordenons, avendo perso Trieste, balla tutto. E allora questi devono distruggere la mia persona. Io, cari concittadini, mi occupo solo dello sviluppo della città. Di queste polemiche, prima non mi toccano, secondo non parlo col giornale, per cui meglio certo, di così non posso fare. Però è giusto sentire anche la sua opinione, cioè lei condivide quello che ha scritto Tujak? Ma io non devo condividere, assolutamente, l'ho anche scritto su Facebook, la mia città è una città multietnica, multireligiosa, è una città dove si parlava d'Europa quando non si sapeva neanche cos'è l'Europa, ma questa è la mia opinione, ma ripeto, io sono milanista, se lui è juventino possiamo discutere di calcio, ma poi rimanere sulle due posizioni, ma poi chi sono io per giudicare? Io non sono nessuno per giudicare, ognuno si assume la sua responsabilità verso il popolo. Io mi ricordo una cosa soltanto, che quando il popolo mi ha detto vai a candidarti per vincere a Trieste, al primo turno il sindaco uscente ha preso 29, io ho preso 41. Vuol dire che il popolo è molto più avanti, caro Ferdinando, di quello che noi pensiamo. Il popolo capisce molto di più della politica, perché quel 41 e 29 era stata una bocciatura sonora nei confronti di chi aveva amministrato. Di chi è la colpa? Del giornale che gli recava il pelo, e invece a me mi attaccano, più mi attaccano più io faccio, pensa che errore, sono 20 anni che mi attaccano e 20 anni che io faccio le cose, credo di aver dimostrato in 20 anni da sindaco cosa sono stato capace di fare e la gente mi ha dato la propria fiducia e adesso ogni giorno devo leggere che intellettuali, gente che gli danno la foto per dire che sono vivi, perché sono certificati di esistenza in vita, che mi procurano una negatività sul fatto che ho tolto uno striscione. Ma ripeto per l'ennesima volta, quello striscione alla mia città non portava niente. Dopo possiamo entrare nel merito, se era giusto, se era sbagliato. Io l'ho reputato giusto in confronto dell'affronto che mi ha fatto il direttore del Piccolo scrivendo quella pagina e pubblicando quell'edizione speciale e dicendo che io mi occupo soltanto di beghe e di striscioni. Quindi, il 28 di settembre l'avevo, 5 ore dopo l'avevo già, era stato un errore, nel senso che mi avevano detto che c'era Next, 5 ore dopo l'avevo già corretto. Ah, le leggi razziali. Le leggi razziali, 5 ore dopo e l'hanno montata. Quella sulle unioni civili l'hanno montata perché ho detto per me il matrimonio è sacro. Uomo, donna e bambino, sala matrimoni, e il resto nell'altra sala più bella di Trieste, la sala al Palazzo Gopcevic. Allora, tutte queste polemiche di questi mesi non portano nulla, invece porta molto. Quello che abbiamo fatto io e la Serracchiani e Zeno D'Agostino sul Porto Vecchio. Dopo ci arriviamo perché è giusto ricordare tutto, esatto. Però vorrei che lei intervenisse sulle polemiche degli ultimi tempi. Provo a riepilogare, quindi, è andata così. Si presenta una mozione d'urgenza, parlo dello striscione di Giulio Regeni, perché, ci è stato spiegato da alcuni consiglieri, bisognava utilizzare la forma dell'urgenza in modo che ne discutessero i capi, cioè i capi gruppo. Mi consente. Ti correggo subito. La mozione era stata fatta per trovare un punto d'incontro, dire... Quando lo toglieremo? Quando lo togliamo? Devono essere esposti? Aspetta, al 28 febbraio, al 30 gennaio, da lì invece, sempre montato da nostro amato. Quindi lo ha tolto per colpa del Piccolo? No, io mi sono alzato una mattina e ho visto che l'agenda mi veniva dettato da D'Antona Enzo, che arriva da Palermo e che lui pensa
di vivere a Palermo. Invece i triestini sono molto più intelligenti, ripeto, lo dico a lui, per quel 41-29 che lo hanno dimostrato qualche mese fa. E allora sto dicendo, a questi triestini non hanno l'anello al naso che pensa lui, uno. Secondo, ho avuto direttori peggio di lui, perché dopo aver avuto Statera, che era una specie di diavolo, senta, non ho paura sicuramente di Enzo D'Antona. Continuerò così, continuerò a lavorare per la mia città e lascerò il piccolo, il bugiardello, le polemiche. Anche perché mi sembra che pubblicherò proprio oggi l'istogramma che dice che da 34.000 copie sono passate a 22. Meditate, gente, meditate. Cioè il piccolo dovrebbe ragionare che farmi la guerra mi sembra che non paga molto. Se lui è parlamentare, attenzione, sono catanese. Quindi, ma io ho sposato una siciliana, per cui siamo bene. In più ho preso Santi Terranova, che è il mio direttore generale, per cui, caro dottor D'Antona, non abbiamo paura di niente. Va bene, adesso è chiusa la polemica vostra. Vi siete sentiti, però, torno a quell'altra, che poi affrontiamo per l'ultima volta anche le dichiarazioni tue con Federica, con Roberti. Ma io non devo sentirmi, però l'immagine che dà della città di Trieste a livello nazionale. Ognuno si assume le sue responsabilità. Io mi presento sempre in cravatta e faccio il sindaco come dico io, rispondo della mia giunta e dell'operato dei miei assessori anche davanti alla giustizia, attenzione, perché l'altro giorno ero alla Corte dei Conti per i rifiuti, eccetera, eccetera, rispondo. Perché? E perché c'è stato un rilievo da parte della Corte dei Conti sulla raccolta rifiuti e sull'inceneritore, quando vuoi ti porto i documenti, adesso faremo l'altro. Allora sto dicendo, rispondo a 360 gradi dell'operato del sindaco e della sua giunta. Dopo, la democrazia prevede che ci deve essere un consiglio sovrano dove ci sono 24 consiglieri di maggioranza e 16 di opposizione. Ognuno di questi consiglieri può dire e fare quello che vuole all'interno della legalità. Non sono io che devo giudicare, né tantomeno chiamare Federica o Camber o aiutami o la lista di piazza, il sottoscritto, insomma, nel senso che non sono io che devo giudicare quello che dice uno. Perché uno si non può, giudica, però non lo condivide, immagino. Uno si può alzare la mattina e dire una cosa che è esattamente il contrario dell'altra, ma non è un problema mio e non può essere un problema mio. Io devo portare degli atti che poi devono essere avalati. Se non vengono avalati, mi dimetto e li mando tutti a casa. I miei atti, non i loro atti. Non quelli del Consiglio, dichiarazioni del Consiglio, però se avesse su questa poltrona qui seduto Fabio Tuica davanti, così direbbe? Volonte che ha fatto qualcosa. Ma non è un problema. No, questo è chiaro, però gli direbbe qualcosa. Mi scusi un attimo, se io domani mattina trovo un ragazzo ubriaco per strada, posso vedere che è ubriaco e dirgli ti fa male bere, o posso tranquillamente girarmi dall'altra parte? Non è un compito mio. Conoscendo il sindaco che trova un ubriaco che fa la pipì lungo la riviera di Barcola, so cosa succederebbe. Ecco, bravo. Ma vedi, quello è un atto. Allora sto dicendo, io non faccio il maestro d'asilo, faccio il sindaco di Trieste. Questo mi è chiaro. Senta, il centrodestra, preso da queste polemiche, le dice cari concittadini, il vostro sindaco non è assolutamente preso dalle polemiche. Alle 6:30 del mattino si alza, fa una rassegna stampa su vari giornali, non mi tocca assolutamente perché non rilascio mai una dichiarazione. Mi vanto di dire che le mie dichiarazioni sono tutte messe su Lanza o su Facebook, dove il giornalaccio le attinge e le manipola. Finito. Bene, questo diciamo filmato per la procura, se arriva la diffamazione. Volevo chiederle. Signori, ho la pedina penale pulita, un siciliano come lui mi ha detto, morirai mica senza usare la condizionale. Ecco. Perché Everest Bertoli dice quella cosa? Mi ha colpito molto. Dobbiamo giudicare. Chiudiamo qui, dopo le chiedo quello che. Ma lei mi dice sempre cosa dicono questo. Ma lei mi dovrebbe dire per quale motivo. Se siete all'altezza di amministrare, è una dichiarazione pesante. Intanto io sono all'altezza di amministrare e quando qualcun altro avrà fatto per 10 anni il sindaco di Trieste può parlare, e dopo rieletto per la terza volta, allora potrà parlare. Quando avrà fatto nella vita la ricchezza che ho creato io per me, per il mio paese, pagando la tassa, può parlare, altrimenti silenzio e passi lunghi e ben distesi. Senta, cosa vi siete detti oggi della Ferriera?
parte questa indagine epidemiologica? Cosa molto importante. Tanto per spiegare ai cittadini, ieri abbiamo presentato alle associazioni quello che dovrà essere il piano del rumore. Per l'amor di Dio, se avessimo approvato quel piano del rumore avremmo penalizzato i cittadini di Sebra. Perché? Perché le case, non c'è una zona a cuscinetto. Queste sono le case, questa è la ferrovia, questa è la ferriera. Non avendo una zona a cuscinetto e dovendo fare una zona a cuscinetto, avrei messo queste case in una zona che invece di trovarsi a 60 decibel sarebbero passati a 70, per cui peggiorativa. Ma quello che è bellissimo, sapete chi mi racconta queste cose? Le associazioni che hanno un know-how straordinario, che hanno una cultura, perché si occupano da decine d'anni di questo. Stamattina ci siamo trovati con l'Alda Sancin e con tutte le associazioni che hanno fatto venire uno da Genova, un professore da Genova che si è occupato della chiusura, come si chiamava quel stabilimento vicino a Genova? Quello stabilimento lì vicino a Genova, bellissimo, e lui ci ha detto: perché non fate un esame epidemiologico? Cosa vuol dire? Vuol dire che prenderemo la città e cominceremo a dire quanti morti abbiamo avuto a Roiano, quanti morti abbiamo avuto a Servola, quanti morti abbiamo avuto a Borgo San Sergio. Secondo, presenteremo a fine mese un altro esame che abbiamo fatto, sapete, l'esame dell'urina e dello stress dei cittadini. Allora, lo stress è diverso, perché oggi uno dice che è bella giornata, uno può dire ci sono le nuvole, uno può dire pioverà. Ma l'esame dell'urina è molto importante, perché abbiamo l'esame dell'urina degli abitanti di Guardiella, dove non ci sono industrie, e abbiamo naturalmente l'esame dell'urina degli abitanti di Servola. Sarà molto, molto, molto interessante questo primo dato. In pratica, cosa stiamo facendo insieme con Luigi Barbieri e con questo staff straordinario, perché ho messo in piedi il suo consulente per la feriera? Sì, cosa stiamo mettendo in piedi? Un controllo di tutti i dati. Quando avremo tutti i dati potremo forse dare scacco matto. Lei dice: se scopriamo che in quella zona c'è una mortalità più alta rispetto alle altre, sono tutte documentazioni che stiamo producendo. Dovremmo cominciare a confrontarci con l'AS e con l'ARPA e vedremo dopo, oltre quello che sapete che stiamo mettendo in piedi. A che punto siamo con la centralina? Ma adesso il professor Barbieri ha chiesto una cosa: voglio esaminare tutti i dati, anche perché noi vogliamo capire. Guarda caso, tutti i limiti sono, mi consentite, sono, se c'è il limite 1 siamo a 1, se c'è il limite 1,5 siamo a 1,5, ma guarda un po', non siamo a 1,2, 1,3, se siamo a 2 siamo a 2, ma guarda un po', siamo sempre dentro nei parametri però sul limite maggiore. Allora questo mi sospettisce, no? Perché guarda caso, sappiamo qual è la puzza, sappiamo quello che sta succedendo là. Comunque adesso il professor Barbieri, 2 settimane, non 2 anni, 2 settimane mi presenta un resoconto di quello che sarà la cosa. Sarà molto interessante confrontarci con i dati, perché sono i dati con i dati ci metteremo davanti alla popolazione e davanti agli enti proposti per il controllo, e non ultimo la Procura della Repubblica. Senta, perché ha cambiato idea sulle unioni civili? Me l'ha chiesto un'amica, ma scusate un attimo, innanzitutto un sindaco deve ottemperare alle leggi dello Stato. Beh, però se non era sua amica diceva di no, allora questo intende, no? Scusi un attimo, intanto se tu mi chiedi, mi sposi e io ti sposo, no? Anche se tu sei normale. Un po' prematuro. No? Allora sto dicendo, io non riesco a capire perché devo sempre rendere conto del mio operato. Io devo rendere conto ai cittadini che venga fatto tutto nella legalità, che non ci siano abusi, che portiamo lo sviluppo della città, che parliamo del Porto Vecchio, che parliamo del lavoro. Questo devo rendere conto ai cittadini. Di quello che faccio io, mi consenta, posso fare quello che voglio, perché sono un cittadino libero, incensurato, col porto d'armi, eccetera, eccetera, e anche sposato. Questa cosa. Senta, le metto in fila un po' di cose. Mi dica. Allora, la prima è questa delle unioni civili con il cambio di idea, in realtà forse l'ultima legge dello Stato, diciamo il suo cambio di idea sul fatto che ora le celebra solo questa o celebra anche altre, quindi da ora in poi. Ma staremo parlando di 2-3 atti all'anno, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa crede, che c'era fila?
ci saranno due o tre mi atti. Pare che non abbiano neanche mai utilizzato Palazzo Kopčević fino ad adesso. No, non è stato. Hanno utilizzato delle altre persone che ho conosciuto, a cui ho stretto la mano, sono andate dove dovevano andare, hanno firmato l'atto. Ma di cosa stiamo parlando? Lei non vorrà mica correre dietro al giornalaccio? No, però faccio domande. Sono ma lei faccia le domande, ma dico, sono quelli che fanno le polemiche, perché nella normalità i cittadini si confrontano con un'intelligenza e con una conoscenza dei problemi che mi fa rendere orgoglioso di essere loro sindaco. Se il primo passaggio è le UTI, quindi lei fa nascere questa UTI Giuliana, poi va a Roma e parla di Porto Vecchio, ora ci dirà che cosa ne ha tratto, poi cambia idea, mettiamolo, comunque decide di registrare unioni civili ed essere la persona. No, un attimo, non ti consento di dirmi io cambio idea. Io voglio dire ai cittadini che faccio quello che voglio, che è un concetto diverso sulle UTI. Cioè io posso farle e non farle, non voglio passare per quello che viene proposto che cambia idea. Che cambia idea. Lei dice è un ricatto mi mancano i soldi, sono dalla regione, questo diceva, no? Sulle UTI? Ma signori miei, se qualcuno mi spiegherà che se io esco dalle UTI mi mancano 18 milioni di euro il primo anno, siccome il bilancio è triennale, 20-30 milioni il secondo anno, se uno mi dice mi viene quell'assegno, io esco dall'UTI, altrimenti non esco dall'UTI, è chiaro, ci metto sopra anche il mio mandato da sindaco, per un semplice motivo che non sta in piedi. Cioè come faccio a dire ai cittadini per divertirmi che vado fuori delle UTI, che non mi piace, ho votato contro la legge dei Serracchiani? Ma uno alle leggi si deve adeguare, perché sono leggi, altrimenti sei fuori legge. Allora ripeto, per spiegare ai cittadini, come faccio a tagliare 18 milioni il primo anno e 17 l'anno successivo? Allora abbiamo fatto quell'emendamento, che poi io sono andato via dopo la storia, là che ho visto picchiarsi sti gruppi eccetera, che ero amareggiato, quello serve per stimolare la Serracchiani a fare la legge. Però è il direttore del Rossetti. Ecco, e dopo arriviamo anche alla questione teatri. Prima parleremo anche della rissa, però un percorso di questo tipo può aver fatto arrabbiare qualcuno della sua maggioranza che la sostiene? Ma si figuri. Si dice, allora, la Lega si è presa per le UTI, mi scusi, Forza Italia, per le unioni civili. Io mi sono permesso, dopo che ero in regione, di rinunciare a stare in regione, perché ero amareggiato di vedere la mia città così. Adesso sto mettendo a posto questa città perché la gente mi ferma e mi dice che il vento è cambiato, e questo vi ringrazio di quello che mi dite perché mi aiuta ad andare avanti. Ma volevo dirvi, chiaro e tondo, io non ho nessun problema se domani mattina non andiamo bene, si va a casa e arriverà un altro. Che sia chiaro, io non sono aggrappato alle poltrone, non lo sono mai stato, e ringraziando il buon Dio in confronto ad altra gente vivo del mio reddito. Posso chiederle, prima eravamo fermi al semaforo in due auto per arrivare qui alle 6:34, si è avvicinato più di qualcuno al suo finestrino, cosa le hanno detto queste persone? Una volta l'hanno riconosciuto? No, forza, non badare a loro, senza fare riferimento naturalmente, perché vedete, in questo momento quello che ha pensato il giornalaccio di mettermi contro la popolazione è stato un effetto boomerang, è stato un effetto boomerang, cioè la gente si è resa conto che non è quello lo sviluppo della città, che i problemi oggi, le persone che non arrivano non alla terza settimana del mese più, alla seconda, abbiamo un sociale allucinante, abbiamo migliaia di persone che non pagano le bollette elettriche, ma di questo stiamo parlando e di questo mi interessa, figurarsi cosa mi interessa degli striscioni a me. Senta, personalmente. Flash, perché davvero... Flash, veloce. Della rissa dell'altra sera, lei ha detto che ha lasciato l'aula, cosa pensa? No, poi... dopo io ho finita la delibera sullo striscione, me ne sono andato, anche perché, ragazzi miei, io non posso stare in piedi 14-15 ore e alla mattina alle 6:30 dovevo alzarmi perché alle 8 avevo il primo appuntamento, che si divertano in consiglio comunale, che sono stati eletti per far questo, farsi le proprie emozioni. Però e i propri giochetti. È stato un momento brutto, no? Comunque, orrendo, la rissa, orrendo, un poliziotto orrendo. Ferito, cosa dice? Innanzitutto io non apprezzo questo, secondo, forse dovevano prepararsi un po' meglio anche riguardo tutte le forze dell'ordine, non solo i miei ragazzi, cioè essere preparati della polizia locale, anche perché abbiamo visto arrivare lì della gente strumentalizzata, ero sindaco di Muggia quando arrivarono questi a spaccare tutto a Muggia 6 mesi prima delle elezioni, per cui un giorno scriverò alcuni libercoli che sarà molto interessante raccontare chi li pagò quelle persone per venire Casa a Muggia. Casa delle Culture la chiude? Ma non,
Guardate, meglio che li teniamo tutti là, meglio che li teniamo tutti là sotto controllo, piuttosto che sparpagliarli per la città. Però nella legalità, cioè nella legalità vuol dire che uno ha l'accesso, che ha un contratto d'affitto, che paga l'affitto o non lo paga se la legge non lo prevede, ma nella legalità e non nella illegalità. Senta, Trieste nel 2015 ha visto aumentare i reati denunciati, certo, alle forze dell'ordine, in particolar modo, vabbè, le truffe informatiche, ma questa è una cosa un po' complicata, ma i borseggi, quindi quelle cose che più danno fastidio, le rapine. Ah, interessante questo. Come fa ad arginare questo fenomeno? Quando io in campagna elettorale dicevo che la città era insicura, ero proprio in questo studio, l'ex sindaco mi diceva di tutto e c'era quella del SEL che mi diceva: ma di cosa parla che la città è sicura? Oggi che il Sole 24 Ore ci mette naturalmente una classifica sopra Napoli che poi va rivista, perché in effetti qui a Trieste i reati vengono denunciati a Napoli, certo. Però ripeto, i messaggi che ricevo dalla gente che mi dice: il babbo viene a prendermi all'uscita dell'autobus, abbiamo paura, specialmente le donne e le ragazze. Per cui tutto questo deve essere rivisto e lo stiamo rivedendo, e mi sembra che la città sia un po' più pulita sotto il punto di vista di persone. E dopo, naturalmente, solo per un attimo, io sono quello che ho portato quelli che suonano il violino in Piazza Unità dalla Cecoslovacchia, artisti di strada. Veri, noi siamo contro quelli che vengono con le trombette. E io e il mio amico Pierpaolo Roberti della Lega abbiamo fatto questa ordinanza contro quelli che vengono davanti ai ristoranti, che non sono artisti di strada, ma sono disturbatori, e anche lì il piccolo ci ha costruito una storia infinita, quando invece noi siamo per gli artisti di strada. Difatti li riceveremo, che adesso ci sarà un raduno in Piazza Unità, in Piazza Cavana, e siamo contro quelli che strombettano e che creano soltanto disagio ai turisti e ai cittadini di Trieste. C'è un raduno degli artisti? Sì, sì. Ci sarà un raduno, insomma, mi sembra che proprio per Paolo Roberti li riceverà, perché siamo... Via Geppa continuano a segnalarci, tra le altre, va bravo, bene, la casa via di Geppa, Puffi. Perché? E via Udine? Ma cosa credete? Però lì si sentono ostaggi i residenti, eh? Ma lo so. Negozio, ma scusa, e le prostitute? Soltanto che non posso mettere, cittadini, sono qua da 110 giorni, non ce la faccio, sto lavorando come un pazzo, non ce la faccio a mettere una città che era stata abbandonata alla deriva, consentitemi questa parola, perché la manutenzione ordinaria non è stata fatta, un bonismo mai visto, con gente che dormiva sotto i portici di qualsiasi parte, in 110 giorni non ce la faccio, anche perché tutte le ordinanze devono essere passate dalla prefettura, che poi le deve vagliare. Non è che domani mattina il sindaco si alza e prende la sciabola e il cavallo e scende in piazza. Devo fare tutti i riti della politica. Per cui datemi un po' di tempo che ve la metto a posto. È il motivo per cui mi sono candidato, però non potete pretendere che in 110 giorni tolgo 5 anni di nulla. Mi annuncia qualcosa su cui sta lavorando? Certo, il viale, ci sarà la rotonda, dopo il ponte di ferro. Questo me l'aveva già detto. Te l'ho già detto, sì. E ci sarà il viale alberato all'interno del Porto Vecchio, che sarà una cosa molto importante. Stiamo lavorando in questo momento su Servola in maniera molto forte, stiamo lavorando per Palazzo Carciotti, abbiamo già ricevuto 5 proposte, per cui Palazzo Carciotti potrebbe diventare un grande albergo, qualcosa di interessante. Dovremo decidere nei prossimi giorni con gli albergatori la tassa di scopo. Se va in porto la tassa di scopo, realizziamo a 50 metri da Sticco, sai che c'è quella parete, realizziamo il mega park, perché quest'estate ho visto delle cose allucinanti. Parcheggio. Volevo dirvi, corriere intasate, autista che non voleva andare in retro, tutto bloccato. Abbiamo milioni di persone che potremmo unirle insieme con il castello di San Giusto e insieme magari col castello di Miramare, e farli arrivare in città. Non devono arrivare solo a Miramare, devono venire anche in città. E su questo stiamo lavorando. E dopo, naturalmente, sai cosa sto facendo? Su ogni cosa ci sono mille sfaccettature. La zona di Basovizza, quella dove avevano lasciato le mucche, fatta dalla provincia, un casino mai visto, tutto abusivo, da sistemare. Cioè, stiamo prendendo in mano tutta una serie di cose allucinanti che sono fermi da anni.
Il Grezar è stato, non so, è stato inaugurato qualche anno fa, peccato che finiamo i lavori il prossimo anno. Lei ha detto che probabilmente si inaugura veramente, aveva detto marzo sì, 2017. Marzo 2017, ma non era stato inaugurato dalla situazione precedente. I 10 campi di calcio, che adesso partono 4, ma sono tutti fuori legge ormai, perché i campi di calcio in erba sintetica durano 10 anni. Li abbiamo fatti noi nel nostro mandato. Nessuno si è occupato e adesso dove giocano queste persone? Abbiamo il problema della piscina Bianchi, che bisogna rinnovare l'accordo con la Federazione Italiana Nuoto. Cioè abbiamo in una montagna di cose da mettere in piedi. Partito, come ti dicevo, il collegamento con Catinara, con l'ANAS, stiamo aspettando l'ordinanza per i tir. Queste sono le cose. Adesso c'era una, ti racconto una chicca che ho cancellato, c'era un'altra pista ciclabile in Via Giulia. Questa è bellissima. Com'era? Uguale all'altra. Quindi pericolosa, le intende? Ma certo, ma come in Via Giulia vai a fare un'altra pista ciclabile tipo Campi Elisi? Allora veramente mi prendevano a pedate i cittadini. Averla cancellata significa aver perso dei finanziamenti? Certo, certo, sì. Certo. Adesso chiederò se mi consentono di allargare i marciapiedi, di togliere quella rotonda ridicola, quella gialla, hai presente in largo là, come si chiama, che non mi ricordo. Cercheremo di portare quei finanziamenti in un'altra cosa, ma siccome erano finanziamenti per la mobilità, vedo difficile. Però, cari concittadini, ho già perso a suo tempo la pista ciclabile in Viale 20 Settembre. Ma vi rendete conto, in Viale 20 Settembre con i bambini, immagina fare una pista ciclabile. Cioè bisogna avere il coraggio delle proprie azioni quando si governa. E io tutto mi manca meno che il coraggio. Nel senso che io mi vergognerei da sindaco di fare una pista ciclabile in Via Giulia, mi vergognerei. Ci sono i denari, se riusciamo li riconvertiamo, altrimenti li perderemo. Quanto? Quanto? 400.000. Però, però immagina fare, già è stretta, già è particolarmente piena di veicoli, certo. È pericolosa e vado ancora a stringere la carreggiata per fare una pista ciclabile, non so. Mi dia una sua opinione una volta tanto. No, beh, non è competenza mia. Non è competenza di sicuro non ci andrei in bicicletta. Da cittadino, non ci andrei in bicicletta. No, dicevo che bisogna usare anche il buon senso qualche volta. Però, cari concittadini, ogni volta ci sono tante sfaccettature. Non è sì o no. Capisci? Bisogna qualche volta... Portovecchio, cosa ha portato a casa da Roma? Portovecchio, ci sono tanti problemi da risolvere e ci sono tante positività. La Serracchiani vuole fare nelle 23, nelle 24, nelle 25 il Museo del Mare, vuole portare il Vittorio Veneto, che secondo me sono d'accordo, naturalmente l'ICGB, vedremo adesso cosa succederà, perché secondo me piuttosto che vada dentro nel 26 è meglio dargli denari che si costruisca ex novo una cosa, perché... Adattare il magazzino 26 Il magazzino 26 è sempre inopportuno. Secondo me il magazzino 26 potrebbe diventare un polo museale con dentro l'immaginario scientifico e altre tre cose che non sto a dirti adesso perché stiamo trattando, però sicuramente insieme con il mercato ittico eccetera potrebbe diventare il cuore pulsante del Portovecchio. Quella zona, seguimi, 23, 24, 25, 26 dietro, centrale idrodinamica, centrale elettrica, viene fuori il cuore pulsante e insieme col mercato ittico del Portovecchio. Naturalmente, mercato ittico confermato? Non le avevano detto che però non si può, ma non è il caso, Serracchiani non lo vuole lì? Vabbè, ma insomma troveremo la politica e l'arte del possibile, insomma. Troveremo anche un accordo con la Serracchiani. Con la Serracchiani. Va bene. Senta, nome altisonante, un flash? Qualcuno che sta sbarcando a Trieste? C'è un grosso imprenditore, una grossa marca? Qualcuno con cui ha trattato? Naturalmente la Metro, che arriva naturalmente a Valmaura, che è una cosa interessante. Non so che fine ha fatto Obi là, che doveva arrivare dove c'è la rotonda di Codo. Abbiamo parlato con un sacco di persone relative al Carciotti, ti dicevo. Farinetti. Farinetti che si sveglia, attenzione, sveglia perché? Perché ci sono varie cose che loro non hanno temperato. Dicevo prima, Vigili del Fuoco, azienda sanitaria, non vorrei che all'ultimo momento arrivasse l'azienda sanitaria o i Vigili del Fuoco e gli dicessero una cosa non va bene. Di solito si interpella prima di realizzare l'opera. Deve fare lui o deve fare lei? No, si arrangerà d'accordo, anche perché probabilmente io ho detto 29 novembre perché mi era stato comunicato 29 novembre. Ah, noi aveva detto dicembre, ricordo, sì, prima adesso di sarà dicembre, dopo speriamo che sia entro il 17. Allora,
la diciamo qui, io avevo proposto un nuovo confronto 3 mesi dopo, per venerdì prossimo, lei e Cosolini. Si ricorda? Beh, se volete, io sono disponibile, però volevo dirvi anche... Sì, sì, però ti do la mia disponibilità. Adesso vediamo se appunto si può fare... No, prima però parla con gli uffici nel senso della data. Certo, non certo. Questo insomma, mi piacerebbe. Altra voce che gira, cambi di assessore. L'ultima cosa che le chiedo. Ma vedete, queste sono tutte stupidaggini che non stanno in piedi. Cioè, non dire, è previsto, sul cambio. Abbiamo una giunta interessante, veramente interessante, perché specialmente le donne, senza togliere gli uomini che poi erano tutti già scafati, Grilli, Rossi, Bucci, Michele Lobianco, Lorenzo Giorgi e tutta gente che sa quello che deve fare. Però le ragazze sono state veramente una sorpresa, questo mi fa piacere dirlo. Se dovessi fare una critica, Cosolini è una brava persona, aveva attorno una giunta scadente, secondo la mia modesta opinione, non è che adesso questa è, secondo me lui aveva attorno delle persone che non hanno fatto bene il loro dovere e abbiamo visto il 41-29. Ha fatto arrabbiare in questi giorni Cosolini, vero? A me? Eh no, ma non sono mica io che gli rispondo. Sono le associazioni che le rispondono, perché lui scrive delle cose e poi è bellissimo queste associazioni. Sulla feriera, cioè sì, sono le associazioni della feriera a rispondere. Sì, esatto. È bellissimo perché hanno una tonnellata di delibere e di carte e poi consentitemi che io neanche non mi ricordo, firmo ogni giorno, cari concittadini, tanto per spiegarvi, 2 faldoni così alti di documenti. Figurarsi, devo leggerli tutti, figurarsi se poi mi ricordo di tutto, no? Allora sto dicendo, però c'è sempre qualcuno. No, semplicemente adesso c'erano tutte queste polemiche e sono qua oggi per dirvi che io delle polemiche, cari concittadini, me ne frego, vado avanti. Ho avuto dei direttori di giornali molto peggiori di questo, andiamo avanti e insieme cambiamo la città. Grazie Roberto Di Piazza, buon lavoro, grazie a voi per averci seguito, restate con Tele4, buona serata.